che state vedendo è il video di Oksana Malaya, la ragazza lupo. E ora vi racconterò la sua storia. Le informazioni su Oksana che si trovano in rete raccontano a grandi linee sempre la stessa storia. Che Oksana era una bambina cresciuta in Ucraina, in una famiglia povera. I genitori erano alcolizzati e la bambina veniva spesso maltrattata e a volte veniva persino legata in giardino insieme ai cani, per giorni. Sarebbe quindi cresciuta comportandosi come un cane e non come un essere umano. Dopo aver scoperto la sua situazione, i servizi sociali avrebbero deciso di portarla in un istituto per istruirla ed educarla. Facendo ulteriori ricerche, però, ho scoperto un documentario in cui una giornalista parte dai pochi elementi certi della vicenda per risalire all'identità della giovane. Quella che segue è la vera storia di Oksana Malaya, la ragazza lupo. Oksana nasce nel 1987 in un villaggio del sud dell'Ucraina. La giornalista riesce a risalire al suo vecchio indirizzo e, dato che la casa dove viveva è stata abbattuta, intervista i vicini. I vicini raccontano di non avere mai visto Oksana legata in giardino. È vero però che i suoi genitori erano degli alcolizzati e i servizi sociali hanno portato via da casa la piccola Oksana mettendola in un orfanotrofio. La bambina comincia ad andare all'asilo e anche lì le maestre non ricordano nessuno strano comportamento da parte sua. Successivamente comincia a frequentare la scuola elementare, una scuola dove ci sono molti cani. Oksana, che è una bambina timida, li cura spesso e porta loro da mangiare. Comincia a isolarsi e a stare sempre di più con loro, finché un giorno comincia anche a comportarsi come loro. Cammina a quattro zampe, abbaia, ringhia e cerca di mordere quando si sente in pericolo. Continua così per qualche anno, fino a quando viene portata in una struttura affinché venga rieducata. Dopo molta pazienza e cure amorevoli, Oksana riprende a vivere come un essere umano. Ma perché allora il video che avete visto all'inizio non ritrae una bambina, ma un adolescente di circa 16 anni? Nel documentario viene spiegato che la storia di Oksana era diventata famosa e una troupe televisiva aveva fatto visita alla struttura di recupero per intervistare la ragazza lupo. Il giornalista le aveva chiesto di comportarsi come un cane, come quando faceva da piccola, per mostrarlo in televisione. E Oksana aveva accettato. Una delle maestre però ricorda che quell'episodio aveva segnato negativamente Oksana, che da quel giorno cominciò di nuovo a comportarsi come un cane. Ci è voluto dell'altro tempo per educarla di nuovo e ora vive in questa struttura con altre persone facendo piccoli lavori nella fattoria. Intervistata racconta che ora si comporta come un essere umano, ma che quando è nervosa o arrabbiata preferisce camminare a quattro zampe per calmarsi. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete delle richieste potete postarle nei commenti qui sotto. Grazie.